Buonasera a tutti e benvenuti da Davide Roy in una nuova puntata di Onde nell'Anima. Questa sera parleremo di meditazione e vedremo tre aspetti. Che cos'è la meditazione? Come l'ambiente del mare ci aiuta a poter praticare la meditazione? E infine perché, quali vantaggi e quali sono gli obiettivi della meditazione? Quindi perché meditare? Bene, allora, come voi sapete, Onde nell'Anima è una serie di appuntamenti che vuole trattare il rapporto con il mare dal punto di vista spirituale e meditativo. Quindi, chiaramente l'aspetto della meditazione è fondamentale da questo punto di vista, proprio perché ci avvicina a un concetto di spiritualità, cioè di rapporto col mondo della vita che è attorno a noi, e anche tra l'altro ha degli effetti benefici sul nostro corpo, e vedremo pian piano nel dettaglio come funziona e a cosa serve. Allora, intanto, che cos'è la meditazione? La meditazione, molti di noi magari hanno un concetto che abbia a che fare più col mondo orientale, con dei guru, con il fatto che bisogna per forza stare con delle gambe incrociate, in totale silenzio, in un ambiente estraneo come la punta di una montagna o cose del genere. In realtà quelle sono forme un po' più estreme e schematizzate di meditazione. Il concetto di meditazione è qualcosa di molto più semplice, riguarda il rapportarsi con il mondo esterno, con quello che accade della vita attorno a noi, cercando di non utilizzare il ragionamento, la mente, i nostri pensieri, per cui limitarsi più alla parte dell'osservazione, a recepire, a vivere quell'esperienza che è il rapporto tra noi e la vita attorno a noi, quindi l'ambiente, la natura, e il cosmo, tutto quello che esiste attorno a noi. È chiaro che alcuni ambienti come quello marino o quello della montagna, che sono molto particolari e molto più naturali, dove la natura riesce ad emergere molto di più, a comunicare molto di più con noi, ci aiutano in questa pratica, quindi sicuramente sono agevolati. Quindi la meditazione fondamentalmente è un osservare quello che accade attorno a noi senza troppo ragionare, fare pensieri, applicare formule o distrarsi in quello che è accaduto ieri o quello che dovremmo fare domani. E quindi richiede anche una certa presenza mentale, cioè essere qui ora in questa situazione ed essere concentrati su questo. Ovviamente sulla presenza mentale, che se vorrete tratteremo a parte in altre puntate, vuol dire il pensare, l'essere presenti qui e ora in questo momento che si fa una determinata attività. Possono anche essere non per forza attività meditative, ma anche sportive, qualsiasi tipo di sport, per dire anche una partita a calcetto, ci obbliga la nostra mente a essere concentrata in quello che si fa in quel momento, quindi a non avere pensieri rispetto al passato o ansie verso quello che potrà essere le situazioni future da gestire. Per cui comunque già un'attività di svago genericamente ha una sua forma di meditazione, di concentrazione sul presente. Chiaramente però delle attività che riescono a calmare, a far rilassare i pensieri, quindi a far rilassare il corpo, il battito e tutta una serie di condizioni, sono molto più propense a un benessere fisico, a una fase che riguarda proprio più una spiritualità che non solo una parte materiale, fisica dello sport, dell'attività sportiva. Quindi quelli che sono attività come l'apnea, la pesca in apnea o la barca o questo tipo di situazioni che hanno un contatto con il mare tendono ad avere una marcia in più proprio per avvicinare verso questo aspetto della meditazione, dell'osservazione del mondo attorno a noi. Meditazione, immaginatela proprio come una semplice osservazione. Poi chiaramente più la si pratica negli anni, ci sono anche scuole tecniche e quant'altro, per cui si può sempre
avere dei benefici maggiori, però la cosa poi può diventare anche più complessa. Ma anche il semplice fermarsi ad osservare in maniera neutra, senza applicare il proprio pensiero, la propria opinione su quello che accade, ma accettarlo così com'è, per quello che avviene, questa già è un'ottima partenza di meditazione. Quindi, chiarito più o meno il concetto di meditazione, vi direte come posso applicarlo, cosa c'entra il mare in tutto questo? Beh, il mare, soprattutto l'apnea, partiamo anche dallo snorkeling, cioè il contatto del nostro corpo con l'acqua, forse non tutti voi lo saprete, ma crea di diversi effetti del nostro corpo che muta proprio al contatto con l'acqua e aiuta ad avvicinarsi proprio a uno stato di meditazione più profondo. Quali sono questi aspetti? Beh, la prima caratteristica è che quando il nostro viso si immerge, anche fosse sulla superficie dell'acqua, automaticamente il corpo rallenta il battito cardiaco. Questo perché si rende conto di essere in una situazione dove l'uso del respiro è più importante, più prezioso rispetto alla vita fuori dall'acqua, per cui istintivamente il nostro corpo porta il battito cardiaco a rallentare. E questa già è una cosa importantissima, perché se ci pensate, il battito cardiaco è il nostro orologio naturale, biologico, il che vuol dire che la nostra percezione del tempo che passa, i nostri stessi pensieri, viaggiano a una certa velocità proprio perché sono ritmati dal battito cardiaco. Questo vuol dire che se rallenta il battito cardiaco, rallentano tutte le nostre funzioni vitali, rallenta anche il nostro pensiero e tutto molto più tranquillamente si calma e ci permette di vivere un'esperienza in maniera più tranquilla, più serena. Quindi già questo effetto naturale, e questo è sufficiente anche solo in quella pratica chiamata snorkeling, cioè guardare dalla superficie in acqua, ma senza dover andare per forza sott'acqua in immersione, quindi in apnea, ma anche stando sulla superficie, nonostante si utilizzi il boccaglio, questo effetto del rallentamento già avviene in maniera naturale. Poi c'è una seconda caratteristica del nostro corpo, che i pori della pelle si chiudono. Normalmente la nostra pelle, come sapete, respira come noi respiriamo dalla bocca, anche tutto il nostro corpo sulla superficie della pelle riesce a respirare ossigeno e chiaramente in acqua questo non avviene, come anche con la bocca quando siamo sott'acqua. Quindi il fatto che i pori della pelle si chiudano crea un effetto di ovattamento della sensazione, così come anche il dolore. Non so se vi è mai capitato, se vi capitano dei taglietti, delle situazioni sott'acqua, non vi rendete neanche quasi conto di esservi fatti male, proprio perché la capacità di percepire la sensibilità sulla pelle diminuisce. E come ci può aiutare questa cosa nella meditazione? Beh, la meditazione fondamentalmente è un'osservazione dove la concentrazione più è alta e più porta benefici. Chiaramente qualsiasi attività che ci distrae, che ci porta fuori dall'osservare il mondo che abbiamo attorno e quindi che porta i nostri pensieri altrove, è un'attività che ci porta via dalla meditazione. E chiaramente la sensibilità del corpo, il caldo, il freddo, il formicolio, il bruciore, qualsiasi cosa, sono ulteriori elementi che possono distrarci. Quindi una volta che siamo immersi, tendiamo ad avere questa sensazione ovattata del nostro corpo. Abbiamo comunque chiaramente la percezione, ma è una sensazione diversa. Chi tra di voi pratica questa cosa la sa benissimo, per chi non l'avesse fatto, è quasi come un'anestesia come sensazione, quindi un po' più arrotondato come sensazione, meno diretta, meno pungente. E quindi questa è un'altra caratteristica tipica del corpo. Poi va detto che il terzo aspetto del mare che ci aiuta e ci avvicina alla meditazione è proprio l'ambiente stesso, perché la vita stessa marina, essendo un ambiente che noi non frequentiamo 24 ore al giorno come quello terrestre, ovviamente ci sentiamo più ospiti, lo troviamo più misterioso e lo è molto affascinante, tra la vegetazione, tra gli animali, i pesci, gli altri animali che vivono sott'acqua. L'osservare, il semplice osservare anche dalla superficie,
crea un'attenzione verso quello che sta avvenendo, come dicevo prima, questo è il concetto di meditazione, quindi avere l'osservazione e l'attenzione per quello che si sta facendo e non distrarsi in altre cose, non creare pensieri al di sopra di quello che sta avvenendo. Per cui questo ambiente, per tutta una serie di motivi, è molto adatto alla pratica naturale, istintiva della meditazione. Quindi, se non lo sapevate, quando siete al mare, guardate sott'acqua e vi rilassate in superficie o fate dei tuffi sott'acqua, automaticamente state già praticando una forma di meditazione. Infatti, vi sarà palese per chi l'ha potuto provare che lo stato d'animo, il rilassamento, sono naturali, vengono da sé, chiaramente. Poi c'è anche una caratteristica particolare, che questa riguarda proprio l'apnea sott'acqua, ovvero il fatto che ogni movimento sott'acqua, che venga fatto con energia, con forza, per fare movimenti veloci, in realtà è antiproduttivo, cioè ottiene l'esatto contrario. Più ti muovi in maniera agitata sott'acqua, meno ti muovi veloce e in realtà più sprechi energie e ossigeno. Quindi un insegnamento che il mare ci dà quando pratichiamo l'apnea è proprio quello. Cioè qui sotto, quando ti trovi qui sott'acqua, le regole sono diverse da quando sei sulla terra. Qui devi essere rilassato, lo vedi, perché questo mondo è tutto, viaggia tutto molto più lentamente. E per sentirti in armonia con questo mondo qua, ti accorgi che tu stesso devi stare tranquillo, devi muoverti lentamente. Il corpo non è come un volo dove l'aria è molto instabile e potresti precipitare di colpo. È un fluttuare nell'acqua. Quando uno scende nell'acqua, scende sempre lentamente, è una planata leggera, non ci sono sbalzi di colpo. E anche se uno volesse risalire di colpo, andare sotto velocemente, più fatica fai e meno funziona. Grandi maestri come Umberto Pellizzari e tante altre persone molto esperte del settore, queste cose ce l'hanno insegnate con tantissimi video meravigliosi, dove si vede proprio il corpo che scivola sott'acqua e si lascia scorrere. Infatti il concetto sott'acqua è quello di lasciarsi scorrere. Questo vuol dire proprio che quel mondo lì di rimanere immersi sott'acqua ci permette di arrivare a un livello di tranquillità, di serenità e di rilassatezza che è quasi obbligato, perché è l'ambiente stesso che si muove in quelle velocità, che per la vita di tutti i giorni che noi facciamo, tra lavoro e famiglia e quant'altro, è estremamente più frenetica. Quindi lì è proprio un altro mondo, è un'altra dimensione. I colori sono diversi, tendono al blu e più vai sul profondo e più tutti i colori si attutiscono attorno a questo azzurro, questo blu. I movimenti sono assolutamente rilassati, la sensazione della pelle, come dicevamo, è attutita, il battito cardiaco rallenta. Ecco che tutte queste caratteristiche, unite al fatto che la natura sott'acqua ha una meraviglia che non può non colpirti, non lasciarti impressionato dall'osservarla, da come si muove, dal movimento dell'acqua sott'acqua, della risaca, piuttosto che di un frutto marino, piuttosto che di un pesciolino che va in giro. Per cui è facilissimo farsi attrarre dalla natura che c'è sott'acqua. Ecco che questo ambiente qua ci aiuta tantissimo nella pratica dell'osservazione. Prendiamolo come sinonimo della meditazione in quanto osservazione di quel che accada, del non pensare ad altro, di non occuparsi di quello che ci si occupava quando si era fuori dal lago, quindi i problemi, quello che si è avuto, quello che dovrà fare il giorno dopo, quant'altro, ma essere lì, essere presenti e viverla in modo rilassato e tranquillo. Bene, a questo punto il terzo aspetto è perché meditare? Allora, la vita di tutti i giorni, della maggior parte di noi è abbastanza frenetica, tra il lavoro, tra la casa, tra gli impegni che la società ci obbliga a fare, siamo sempre di corsa, tendenzialmente di corsa, e abbiamo dei ritmi molto frenetici. Dovete immaginare un po' come una ruota che è messa sotto pressione, no? Dalla gonfiata sotto pressione, e chiaramente la superficie, se rimane per troppo tempo sotto pressione, subisce dei danni. E un po' il nostro corpo è simile, nel senso che questa pressione psicologica si trasforma anche in pressione fisica, e quindi
anche in problemi cardiovascolari, cioè rimanere troppe ore, troppo tempo, tutto il giorno, dalla mattina alla sera, sempre con questa ansia di dover fare le cose, di non avere mai abbastanza tempo, di non essere adatti in questa società. C'è anche tanto il problema attuale di questi anni, di questi decenni, del fatto di non essere adatti, abbastanza mai adatti alla società, al lavoro che si fa, non abbastanza bravi, c'è sempre qualcuno che è in competizione, no? Per cui questo modo di vivere tutta la giornata ci tiene costantemente sotto una forte pressione. Allora, in questo caso è fondamentale riuscire ogni tanto a far calare questa pressione, anche se poi chiaramente si ritorna alla vita di tutti i giorni, ma i benefici di riuscire a mollare la pressione, a far scendere la pressione su di noi psicologica, che si tramuta anche in pressione fisica, per dei periodi che rilascino il corpo rilassarsi e riprendersi un pochino, è come se fosse un respiro, per cui ci permette di ripartire con una freschezza che diversamente non avremmo. Ecco perché è importante la meditazione, perché ci dà quella pausa dallo stress, dai pensieri continui, dalla frenesia di tutti i giorni, che ci permette proprio di riprendere, far rilassare un attimino il nostro corpo, farlo ritrovare a dire adesso qua non devi fare altro, tu ti devi concentrare su quello che osservi, non ti preoccupare, lascia tutti i tuoi pensieri che hai avuto al di fuori di questo ambiente, ci aiuta anche che l'ambiente è molto particolare, molto speciale. Ed ecco che questa cosa qui si tramuta proprio in un benessere fisico che poi ci portiamo nella vita di tutti i giorni. Quindi esistono tante pratiche, anche semplicemente la meditazione seduti o sul divano o in un prato. Certo, sono efficaci, ma sicuramente il rapporto con il mare ci permette immediatamente di raggiungere un livello di rilassatezza estremamente più alto rispetto al solito. Per questi motivi è molto consigliata, oltre al fatto che poi la meditazione ci avvicina alla spiritualità. In che modo? Beh, la spiritualità è il modo con il quale poi ci rapportiamo con la vita, quindi essere rilassati, essere con meno pensieri preoccupanti, essere più presenti lì dove siamo in quel momento, ci permette anche di godere meglio di quello che abbiamo attorno, che è la vita, la natura. Quindi non solo il rapporto con le persone, ma intendo proprio con l'ambiente, con le piante, con il sole, con l'aria, con qualsiasi elemento della natura, che spesso lo consideriamo quasi indifferente, che non abbia nessun valore perché abbiamo troppe cose da fare. In realtà noi siamo parte della natura, ce ne dimentichiamo molto spesso, ma noi siamo assolutamente parte di questa natura. E riuscire ogni tanto a fermarsi, a riportare i pensieri, all'osservazione più che pensieri, che quel che c'è fuori fa parte di noi, questa cosa qua ci porta un benessere molto, molto alto e ci aiuta a passare anche le nostre giornate con dei ritmi un pochino più a misura d'uomo, no? Meno di società, meno di produttività, ma un pochino più a misura d'uomo. Quindi questo è il mio consiglio, è che se avete la possibilità, esistono anche i corsi che si fanno in piscina di acquaticità e di apnea, quindi per avvicinarsi al mondo del mare ve li consiglio caldamente. Poi faremo delle interviste con dei professionisti del settore che vi racconteranno le loro esperienze, però sicuramente è una parte meravigliosa e spesso non così ampiamente conosciuta per tutti i suoi benefici, che riguardano appunto la meditazione con il rapporto con il mare. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, tutte le vostre considerazioni e commenti li potete scrivere sotto al video. Vi ricordo che tutti i nostri video li pubblichiamo sul canale YouTube Roy Sub Collection, quindi iscrivetevi al canale, seguiteci in tutti i nostri video, facciamo una playlist dedicata proprio a questa sezione Onde dell'Anima. E tratteremo tantissimi argomenti sempre sotto il punto di vista della spiritualità e della meditazione. Per ora grazie a tutti e buona serata. Ciao.